Mi è salita la pressione, palpitazioni, il cuore proprio che è salito il diabete, mi sono sentita proprio mancare. La mattina erano venuti presto e hanno cominciato a dare i pugni sulla porta, le martellate, con una violenza che sono entrati più di una ventina di persone, neanche se dovevano cacciare via il peggio delinquenti di San Basilio. Quando è venuta l'ambulanza che ha visto le mie condizioni, dice tanto è inutile che stai qui perché devi andare via. Altrimenti se non vai via ti arrestiamo. Io ho risposto, beh, meglio in galera che per strada, almeno in galera c'ho un tetto. Mi hanno subito smontato i mobili Dove sono le tue cose e adesso? adesso no, l'hanno portato via i vigili, ancora non so niente. Mi hanno fatto una borsetta con quattro, non so neanche che ci hanno messo. E io sto così, non Non c'ho sai neanche se hanno vestiti. preso tutte le tue cose? No, no, non c'ho vestiti, non c'ho niente. Mi hanno buttato fuori come uno straccio vecchio. Erano 6 anni che abitavo lì. Mi hanno dato la residenza. Ho sempre pagato le bollette, no? Che dicono che io sono una scroccona perché ho tutte le ricevute dell'affitto che pagavo. La luce era intestata a me e tutti il gas, tutto quanto. Conoscevo le persone, ho il medico, ho fatto delle amicizie perché anche io stavo sola. Lì ci sono appartamenti che sono anni che sono chiusi. Fatalità, e serviva proprio il mio, che vivo con una pensione di 600 euro, ho le mie malattie. Lunedì mi vanno a dimettere perché servono altri posti. Non è che chiedo una villa, è una casetta che posso vivere tranquilla. Ho 74 anni, quanto ho da campare? Quando c'è la tempesta siamo tutti allerti, poi finisce la tempesta, c'è la calma e Paola se la dimenticano. Non voglio essere abbandonata perché sennò io non so quello che posso commettere. Io già queste intenzioni ce l'ho perché io a vivere, a fare la barbona, tanto rispetto per i barboni senza tetto, però il mio fisico non ce la fa, la mia persona andare a dormire sui banchini non ce la faccio.